benvenuti, grazie di aver accettato l'invito dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila che stasera in questo bellissimo posto, in questo teatro che fa tanto bene vederlo così pieno in questa città, ha voluto inaugurare l'anno accademico 2013-2014 dando un segnale forte alla città, al territorio, all'intera regione Abruzzo. Il segnale è che questo luogo è e sarà sempre un luogo dove propulsore di cultura, soprattutto di cultura nell'arte, nelle arti visive e nel restauro. Per questo stasera ci sono tantissime istituzioni, rappresentanti delle istituzioni locali e regionali che io ringrazio per essere qui, delle forze dell'ordine, delle banche, delle fondazioni, insomma veramente siete venuti tutti, delle associazioni culturali e soprattutto un grande ringraziamento va al maestro Ettore Spalletti che ha voluto donarci la sua vita. A questo punto la parola va subito al presidente dell'Accademia di Belle Arti, Roberto Marrone. Grazie a tutti di essere intervenuti, autorità, corpo accademico, collaboratori amministrativi, cari studenti. È con grande piacere che do inizio agli interventi per l'inaugurazione del corrente anno dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Per la prima volta questa benemerita istituzione chiama a raccolta autorità, insegnanti e studenti per dare enfasi e risalto all'attività formativa che l'Accademia, unica in Abruzzo, propone ai nostri giovani. Voglio subito ringraziare il sottosegretario Galletti che aveva assicurato la sua presenza. Purtroppo l'altro ieri è venuto a mancare il padre ed oggi si sono svolti i funerali e pertanto non ha potuto prendere parte a questo nostro incontro, ma in rappresentanza del governo prenderà poi la parola il nostro prefetto, il dottor Ricci. Con i corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia e grafica articolati nel regime del 3+2 e con il corso di restauro a ciclo unico quinquennale, l'Accademia propone un'offerta formativa ampia e diversificata, con ottime prospettive per i nostri studenti. Il corso di restauro propone un diploma abilitante alla professione di restauratore, quanto mai necessario in questo travagliato momento della vita della nostra città. In una situazione economica così difficile per il Paese, l'Accademia propone una qualificazione professionale che più di altre scuole può creare opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Il ridotto numero di accademie presenti in Italia e la loro forte vocazione alla internazionalizzazione ne fanno un'eccellenza didattica che contribuisce in modo consistente al successo del buon nome dell'arte italiana nel mondo. Ho assunto l'incarico di presidente dallo scorso mese di settembre con l'intento di contribuire al rilancio di questa istituzione che rappresenta un patrimonio importante non solo per l'Aquila, ma per l'intera regione Abruzzo. Devo dire con franchezza che ho trovato una lacerante situazione di conflittualità interna al corpo docente che ha indotto il Ministero alla nomina a commissario della professoressa Giovanna Cassese, che con impegno e grande professionalità sta riorganizzando tutti gli aspetti connessi alla didattica. Agli studenti e ai loro rappresentanti va il mio ringraziamento per aver compreso con pazienza e partecipazione l'inderogabile necessità di questa ristrutturazione che porterà loro un consistente beneficio in termini di ordine, di certezze e di qualità formativa. L'Accademia è nata nel 1970 e ha da sempre rappresentato un'eccellenza del nostro territorio con presenze annuali di studenti arrivate ad oltre 600 unità prima del terremoto. Nel corrente anno accademico abbiamo 357 studenti ed il nostro compito è quello di riportarne il numero alla situazione pre-sisma. Per conseguire questo obiettivo sarà determinante la dedizione e la collaborazione del corpo docente, che ho avuto modo di apprezzare per l'elevato standard professionale e per la disponibilità a collaborare al nuovo corso della vita dell'Accademia. Con 36 professori in pianta organica e 27 collaboratori esterni, l'Accademia offre un panorama formativo completo anche attraverso corsi e seminari per insegnamenti non rientranti tra quelli curriculari. Un ringraziamento particolare devo rivolgere al direttore amministrativo dottoressa Spezzaferri e alla dottoressa Di Marco
e da tutte le loro collaboratrici che hanno da subito offerto piena partecipazione alla riorganizzazione della scuola, sentendosi gratificate nel contribuire alla crescita qualitativa e quantitativa della stessa. L'Accademia dispone di questa splendida sede, che si sviluppa su una superficie di oltre 4.000 metri quadri, opera dell'architetto Paolo Portoghesi. Ha avuto inoltre in dono dalla cooperativa Centro Italia dopo il terremoto un piccolo laboratorio dedicato al restauro, che sebbene costruito con autorizzazione temporanea, siamo sicuri, e mi rivolgo a tale riguardo al signor Sindaco, potrà diventare definitivo e restare nostro patrimonio stabile. Devo rivolgere infine un sentito ringraziamento all'amministrazione provinciale e al suo Presidente per la costante collaborazione ed assistenza prestata per la manutenzione e la gestione della nostra sede. Abbiamo avviato con la collaborazione degli uffici provinciali la richiesta di agibilità ai Vigili del Fuoco per l'apertura ad un utilizzo pubblico di questo bel teatro da 160 posti, che potrà così essere messo a disposizione della città. Stiamo infine cercando una soluzione transattiva del contenzioso in essere con l'impresa che ha realizzato il nuovo laboratorio, indispensabile per il mantenimento dell'autorizzazione ministeriale al corso di restauro, al fine di poterne finalmente usufruire. In questo contesto, con il ridotto numero di iscritti e con la drastica riduzione del contributo ministeriale, resta indispensabile il supporto dell'amministrazione provinciale per gli oneri relativi alle utenze e alle manutenzioni della nostra sede. Al commissario professoressa Giovanna Cassese va il mio ringraziamento, non solo per il lavoro di riordino delle attività legate alla docenza, ma anche per l'apporto di idee e iniziative che ha in programma e che rivitalizzeranno l'attività dell'Accademia, polarizzando su di essa l'attenzione e l'interesse dell'intero territorio regionale e costituendo un vero attrattore per il reclutamento di nuovi studenti. L'Accademia, dando seguito alla sua naturale vocazione, cercherà ancor più di inserirsi nel tessuto sociale del territorio con l'intento di collaborare ed interagire con le altre istituzioni culturali della città, con il Teatro Stabile d'Abruzzo, l'Istituzione Sinfonica, il Conservatorio di Musica, i Solisti Aquilani e l'Uomo. Stipuleremo accordi di collaborazione per iniziative di comune interesse. L'Accademia, utilizzando inoltre l'eccellente know-how del proprio corso di restauro, intende concordare iniziative di partnership con la Direzione Regionale dei Beni Culturali e con le Sovrintendenze d'Abruzzo. Rinnoverà inoltre le convenzioni già in essere con la Curia Arcivescovile e con il Comune dell'Aquila per il recupero di beni artistici danneggiati dal terremoto. In accordo con la rettrice dell'Università dell'Aquila, professoressa Emerardi, provvederemo nei prossimi giorni a rinnovare la convenzione che ci lega per l'insegnamento delle discipline scientifiche, per la ricerca e la sperimentazione. Insieme all'Università verranno messe in campo tutte le possibili sinergie qualificanti e foriere di opportunità professionali per i nostri studenti. Un ringraziamento infine molto sentito al maestro Ettore Spalletti, una cui opera è raffigurata nell'invito alla inaugurazione odierna, per aver voluto accettare il nostro invito e gratificarci con la sua presenza e tra breve con il suo intervento. Autorità, docenti, cari studenti, con il fattivo contributo del commissario professoressa Giovanna Cassese, che tra poco vi illustrerà il pacchetto di iniziative che l'Accademia ha in programma per i prossimi mesi, e con i contributi del rinnovato Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico, guardiamo con fiducia al corrente anno accademico nel corso del quale sarà data rinnovata enfasi alle valutazioni fondate sul merito e sull'impegno. Grazie. Grazie Presidente, la parola a Giovanna Cassese, la presidenza. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Grazie al maestro Ettore Spalletti per la luce che ci darà per questa sera, grazie agli studenti, ai maestri, ai professori, a tutti coloro che sono in sala e soprattutto alle autorità che hanno voluto farci l'onore di venire qui oggi all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila. E per me è un grande piacere e un'emozione essere oggi qui con voi
con tutto il corpo accademico e la città che partecipa a questa festa, Festa dell'Arte. Tutti noi in sintonia, e ringrazio prima di tutto Sergio Sarra, il nostro professore di pittura, vogliamo ripartire, per aver curato l'incontro con Ettore Spalletti, vogliamo ripartire dall'arte e dagli artisti. Per noi, per voi studenti, per noi professori, la scelta dell'arte è una scelta di vita, una scelta esistenziale che lo diventa anche per l'amministrazione, che ringrazio veramente affettuosamente nella persona della dottoressa Paola Spezzaferri, della dottoressa Di Marco, di tutto il personale amministrativo, perché il personale amministrativo qui all'Aquila fortemente, ma sempre in Italia, quando lavora in un'accademia o in un conservatorio, sembra poi respirare la stessa atmosfera e la stessa aria, sembra non essere soltanto un personale amministrativo di qualsiasi amministrazione, ma un personale amministrativo di un'istituzione di istruzione artistica. È una cosa particolare, si sente un clima particolare, un clima che noi vogliamo aprire alla città. Il presidente, che ringrazio veramente caramente, mi ha facilitato il compito dicendomi molte cose già decise, molte cose che stiamo facendo, molte cose che intenderemo fare. Io parto da più lontano, parto dalla storia per mia appunto professione, e penso che le accademie in Italia siano una grande risorsa, un grande patrimonio, un patrimonio di beni materiali e immateriali, soprattutto un patrimonio di know-how, un patrimonio troppo spesso dimenticato, come quello dei nostri beni culturali, come quello delle nostre arti, del nostro design, della moda, quel patrimonio che ci rende unici nel mondo, quel patrimonio che, ci ripetiamo tante volte, caratterizza la nostra piccola grande nazione a livello internazionale, e che spesso politicamente non siamo capaci di valutare fino in fondo. Le accademie sono nate dalla grande consapevolezza degli artisti di essere degli intellettuali e di incidere da sempre sul presente e sul futuro delle loro comunità, delle nazioni, e quindi luoghi non soltanto di formazione, oggi a tutti gli effetti universitaria, ma istituzioni. Istituzioni vuol dire gangli nodali del sapere e gangli nodali dell'organizzazione e della progettazione del futuro politico e sociale delle comunità. Per molto tempo le accademie hanno svolto questo ruolo, avendo anche un ruolo, potremmo dire, di valorizzazione e conservazione del patrimonio. E su questo tornerò tra un minuto quando parlerò del restauro e della sintonia tra restauro e arti, perché non c'è differenza, c'è continuità, e dirò anche perché. E poi, nella seconda, e quindi sono nate le grandi accademie storiche, da Firenze a Roma, da Napoli a Brera, da Venezia a Bologna, da Palermo a Carrara, una rete che vedeva fino all'età neoclassica, da Michelangelo in poi, da Vasari, primo fondatore dell'Accademia di Firenze, fino all'Ottocento, circa 9 accademie storiche, allora erano 11, due sono state chiuse. Poi negli anni 70 del Novecento ancora altre accademie, tra cui quella di L'Aquila, nata appunto nel 69, con un grande progetto di innovazione, in un grande momento di espansione e della cultura anche di massa. E ancora oggi le accademie sono dunque 20 sul territorio nazionale. Sono una grande risorsa che hanno vissuto una grande sfortuna. La sfortuna della contraddizione del sapere moderno tra avanguardia ed accademia. Perché fino all'inizio del Novecento e anche oltre questa sfortuna non c'era. Le accademie erano perfettamente integrate. Poi c'è stata una dicotomia assolutamente storica in questo senso, che ha separato molto spesso anche le grandi accademie, non soltanto la... spesso ha separato le accademie dal sistema delle arti contemporanee. Ripartire oggi, e si è ripartiti già da un po' di anni anche in questa accademia, significa ripartire col piede giusto, perché le accademie a tutti gli effetti, e quella di L'Aquila soprattutto, fanno parte del sistema del contemporaneo, perché non potrebbe esserci futuro per l'Italia e per i suoi artisti se non ci fossero le accademie, da cui sono usciti circa il 90% degli artisti, dei restauratori, dei cineasti, degli scenografi, di tutti coloro non so, che fanno parte del mondo dell'arte. Detto o non detto, le accademie hanno diplomato la maggior parte di coloro che lavorano nel campo delle arti. E dal 1999 in poi, una riforma mai finita, ma
assolutamente provvidenziale, riconosce a questi titoli di studio di primo e secondo livello il valore di equivalente di lauree di primo e secondo livello, e ci auguriamo prestissimo di avere dottorati di ricerca. Dunque sono luoghi di formazione, ma anche di produzione e di ricerca, e non esisterebbe didattica dell'arte senza la ricerca, lo sappiamo bene, l'arte è ricerca continua, tra poco ce lo dirà meglio di tutti il maestro Spalletti. Dunque l'intento dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, come delle accademie italiane, perché io penso che vada fatto un discorso di rete, di sintonia in questo momento, sia quello di ritrovare l'orgoglio del corpo accademico, di ritrovare la forza e l'unità in Italia, di portare avanti una battaglia affinché le arti e la musica siano al primo posto in una nazione che da sempre gli ha dato un posto di rilievo, per far sì che i nostri studenti, i nostri giovani trovino un futuro brillante quando hanno fatto una scelta di vita consapevole e così potremmo dire coraggiosa. In questo momento in Italia c'è bisogno di coraggio, c'è bisogno di coraggio in Italia e all'Aquila ancora di più. Credo quindi che il coraggio di stare qui oggi tutti insieme sia quello di ritrovare una strada, e credo che l'arte segni in ogni caso una scelta di campo e anche possa dare nuovo senso. La tragedia che ha sconvolto la città e che la vede simbolo di un'Italia immemore, potremmo dire, del suo patrimonio e delle arti, è così forte, così grande, ma anche così foriera, perché le crisi sono sempre foriere poi di novità e di, potremmo dire, riassetto organizzativo anche delle idee da farsi, che chiama noi artisti, noi storici dell'arte, noi teorici, noi studenti, noi qui dell'Accademia, a voler essere al fianco delle istituzioni e a progettare insieme un futuro diverso. Dunque l'Accademia di L'Aquila che oggi si sta riorganizzando, io per questo ringrazio assolutamente tutto il corpo docente che sta lavorando veramente in modo forte su progetti che tra poco porteremo all'attenzione pubblica, dall'implementazione della biblioteca, per una biblioteca delle arti dello spettacolo all'Aquila, dalla formazione di un patrimonio dell'Accademia di Belle Arti, perché l'Accademia ha avuto un passato recente, a parte la sede di Portoghese, il perfetto teatro nel quale ci troviamo, e questa sede è una sede chiaramente già che diviene storica dell'architettura, ma sono passati di qui degli artisti veramente significativi che potranno donare un'opera e creare un primo nucleo di un patrimonio contemporaneo a tutta una serie di attività, di laboratori che metteranno in luce qual è la caratteristica principale dell'Accademia, quella della sua attività laboratoriale. Il laboratorio non è soltanto il sapere della mano, il fare, il dipingere, l'incidere, che pure sono atti eccezionali di consapevolezza e di cultura. Il laboratorio è un atteggiamento, un pensiero, un modo di porsi anche di fare teoria. Anche noi storici dell'arte delle accademie siamo diversi e siamo orgogliosi di essere qui a fianco, come sempre, perché i veri soci dell'arte stanno con gli artisti, non stanno da un'altra parte, a fianco degli artisti pensando con loro. E credo che anche il restauro, che dicevo in questo senso, connota l'Accademia di L'Aquila, perché L'Aquila è una delle, voi tutti lo sapete, ma è una delle 5 accademie italiane, solo 5 su 20 hanno un corso accreditato MIPAC MIUR, e L'Aquila è una di queste. È un grande patrimonio, lo sarebbe comunque, ma lo è ancora di più in un momento in cui il patrimonio storico-artistico del territorio abruzzese ha necessità di intervento. Dunque il mio augurio è quello di buon lavoro. So che gli studenti, il Presidente parlava di numeri che sono sempre assolutamente importanti, io sono assolutamente certa che i numeri crescono, perché quando crescono le idee crescono anche i numeri, quando crescono i fatti e le azioni crescono i numeri, anche i numeri degli iscritti, e sono sicura che il trend, quello nazionale, delle accademie e conservatori è quello della grande crescita del numero di iscritti, perché proprio come modello educativo fondarsi sulla consapevolezza del saper fare, sul sapere laboratoriale, attrae oggi gli studenti molto più di altre discipline. E d'altronde l'Accademia di L'Aquila in questo senso è un esempio, ringrazio per questo tutti coloro che ci lavorano, è una delle istituzioni che ha maggiori rapporti internazionali, circa 50 rapporti con istituzioni europee ed extraeuropee, che rendono ancora più vivo il lavoro quotidiano dei nostri studenti e dei nostri docenti. Dunque l'Accademia con questa iniziativa, dopo vi farà piacere quello perché per noi è un momento così grande di gioia per la presenza di Ettore Spalletti, l'Accademia con questa iniziativa
apre a una stagione, alla primavera potremmo dire, a una stagione di riorganizzazione interna, sì, ma chiaramente si è sempre lavorato, e a, soprattutto a una stagione di relazioni, interscambi, volendo proporsi nuovamente come istituzione fondamentale per la città, per il territorio, per la nazione nell'ambito della rete nazionale per la formazione artistica, e in sintonia e in sinergia con quanti lavorano con l'obiettivo di porre al centro l'arte e la bellezza quando la bellezza diventa scelta etica. Grazie. Che ha come protagonisti gli studenti. Allora la parola a Stefano Rossi della Musica di Sio. Ringrazio come prima cosa il presidente e il commissario direttore che ci ha concesso di portare da parte mia come membro della consulta la parola degli studenti di questa Accademia di Belle Arti di L'Aquila. E vi ringraziamo in anticipo per il tempo speso per riportare, diciamo, ad ottimi livelli l'Accademia, e però ci tengo a dire quello che gli studenti hanno voglia di far presente a tutti quanti le istituzioni di quello che succede qui, insomma, di quello che stiamo vivendo in questo periodo. La nostra Accademia è l'unica realtà abruzzese nel campo delle belle arti e una delle poche accademie italiane accreditate per il quinquennio di restauro. Questo è un prestigio per la città dell'Aquila, un prestigio avvalorato dal potenziale che questa istituzione ha nel suo corpo docenti formato da artisti di valore e docenti realmente competenti nel loro settore disciplinare. L'anno accademico che oggi andiamo ad inaugurare porta però con sé tutto il malcontento degli studenti, malcontento che ad oggi ancora si protrae in un anno difficile e particolare per la nostra istituzione. La didattica ha presentato da subito delle problematiche. La mancanza della figura di un direttore in carica e la mancanza degli organi interni hanno creato grande caos e ritardi nell'attivazione di molti corsi. Il primo semestre, come gli studenti pensavano, è ormai giunto al termine e i mesi passati ad aspettare l'attivazione dei corsi e la definizione di varie situazioni interne è un tempo che agli studenti non verrà ridato. È un lasso di tempo che non trova riscontro sulle spese affrontate da ogni singolo studente. A tal fine i rappresentanti degli studenti sono... In questi 4 mesi le famiglie hanno dovuto sostenere una spesa economica ingente per una formazione didattica che si sta attivando appieno e delineando soltanto adesso. Come organo di rappresentanza mi sento il dovere di esprimere il dissenso degli studenti che aspettano un segno tangibile del cambiamento e del miglioramento della nostra accademia. Al tempo stesso però voglio evidenziare tutto il lavoro svolto da chi vuole che questa istituzione esprima al meglio tutto il suo potenziale, fornendo una formazione efficiente e di alto livello. Un lavoro che si sta risolvendo in queste settimane grazie agli operati appunto del commissario, del direttore, del presidente e di tutto l'organo docente qui presente in sala. Questa, nonostante tutti i problemi interni riscontrabili, è un'accademia che è rimasta in piedi, che non è morta, come molte voci vanno dicendo in giro per la regione e per tutta la nostra città dell'Aquila. Questa è un'accademia viva per quanto riguarda gli uffici amministrativi, viva per quanto riguarda il corpo docenti, ma viva soprattutto per quanto riguarda l'anima di questa istituzione. Per quanto riguarda l'anima di questa istituzione, ossia tutti quanti gli studenti. Gli studenti non hanno mai smesso di farsi sentire durante l'anno, protestando e richiedendo la formazione che gli spetta. Non hanno mai smesso di essere presenti in accademia, vivendola ogni giorno. Non hanno mai smesso di fare arte all'esterno di questa istituzione. Noi studenti facciamo parte di questa istituzione e la viviamo giorno dopo giorno. Quello che vogliamo è che la nostra accademia sia un luogo dove imparare e fare arte ad alto livello, come è possibile fare con il corpo docente presente nella nostra istituzione. A tal fine i rappresentanti degli studenti sono pronti a collaborare con l'istituzione come sempre fatto e come stanno facendo fino ad oggi. Crediamo noi tutti, studenti e consulte e rappresentanti degli studenti, nelle potenzialità che questa accademia può dare e speriamo che questo nostro pensiero non debba dissolversi insieme ai mesi persi che pesano sulla nostra formazione. Noi speriamo che il nostro commissario direttore e presidente ci diano la possibilità di recuperare. Grazie a tutti.
fondamentale per iniziare, per dare corso a questa nuova stagione. Queste le parole che avete ascoltato dall'Accademia. Io a questo punto chiamo i rappresentanti delle istituzioni che sono qui oggi con noi, a cominciare dal Sindaco Massimo Cialente. Sindaco, ascoltate queste cose. E la città è chiamata in causa. Buonasera a tutti, grazie. Un ringraziamento particolare al Presidente, al Commissario e anche a tutti gli studenti. Io ringrazio in modo non formale Stefano per conto di tutti. Ti invidio molto la clac che hai portato stasera, però a parte gli scherzi, perché anche voi state facendo parte di un progetto, anzi forse voi siete quelli che più ne siete protagonisti. Io sono molto contento di vedere questa sera il teatro così pieno da parte di tutta la l'istituzione e la classe dirigente di questa città e non solo di questa città. Credo a riprova di una grande attenzione nei confronti dell'Accademia e di un ringraziamento per quello che state facendo. Non è un fatto formale la mia presenza, è quello che adesso dirò. Vedete, diceva giustamente la professoressa, da una grave crisi poi si esce con un nuovo segnale. La città ha la consapevolezza, dopo la tragedia che ci ha colpito, che deve recuperare le proprie vocazioni per il progetto di quella che sarà dopo, perché chiaro non basta ricostruire case anche se sono splendide come quelle del nostro centro storico, e si possa ricostruire la comunità, fondamentalmente riconoscendo ancora una volta che la cultura, intesa come formazione, un'altra formazione, ma anche proprio la cultura, è il vero tessuto collettivo, quel collaggio, quella cosa che ci ha tenuto insieme all'indomani della tragedia. Vedete, giorni fa sono stati pubblicati i dati del nostro censimento, di quanti siamo qua all'Aquila. Siamo rimasti quelli che erano. È un grande atto di eroismo, è un dato che dobbiamo dire all'Italia di quanto sono bravi questi aquilani e di quanto coraggio. Però, credetemi, se siamo riusciti a rimanere in una situazione così disperata insieme, si deve a qualcosa che ci ha tenuto. E questo qualcosa credo che sia non l'aquilanità forse della quale si parla molto a sproposito, ma sia stato soprattutto il fatto che ci riconosciamo intorno a alcuni valori, e questi valori sono anche quella cultura che ha attraversato la nostra storia soprattutto nel secolo scorso, dal dopoguerra in poi. Dicevo adesso al ministro Spalletti, che ringrazio per la sua presenza, che da quando un gruppo di intellettuali alla fine della guerra, quando la guerra stava finendo, il gruppo Artisti Aquilani, da lì poi è stata una specie di esplosione per germazione di tutte le istituzioni culturali che vengono adesso ricordate da Roberto Marotta. Ebbene, l'Accademia di Belle Arti è un pezzo importante di questo progetto, lo è importante perché voi sarete chiamati a restaurare, a reinterpretare tutta la nostra bellezza, ma soprattutto perché vedete, noi siamo una scuola particolare, tutti i ragazzi che vanno a scuola e poi scelgono l'università, ognuno di noi ha un talento nella vita, essere fortunato lo mette in gioco. Voi, ai quali auguro di avere una vita d'artisti, avete un dono di un talento che in molti vi invidiano, credo, in molti vi invidiano, e questo talento è assolutamente necessario in questa città. Che cosa possiamo fare noi? Prima cosa, aiutare l'Accademia a richiamare studenti da tutta Italia. Come? Ancora presto, però già il Consiglio Comunale ha deciso che le case mano a mano si libereranno, andranno agli studenti universitari, perché questa deve essere una città piena di ragazzi. E stiamo concludendo un accordo con l'ASU, e qui lo vedremo anche con loro, perché io credo che una città che punta alla formazione, un'altra formazione, una città piena di giovani. Ma soprattutto anche dopo che avrete finito gli studi, noi abbiamo deciso di fare una cosa, e a me piace molto questa idea, cioè i giovani talenti che da tutta Italia vorranno venire qui, i talenti sono tanti, da chi vuole fare il ricercatore, le biotecnologie, ragazzi che vogliono fare, che lavorano in questo campo nuovo, che è il digitale, tutte le imprese, ma anche artisti, a venire qui. Noi daremo per 2 anni, se riusciamo a essere qui, anche agonisti, lo dico, vecchio campione del mondo, pluricampione del mondo, anche agonisti, cioè ragazzi che decidono di stare qui per un po' di tempo per fare un qualcosa che è un talento, un qualcosa, un pezzo della loro vita, la impiegano, da questo perché.
primo per attrarre, come abbiamo fatto negli anni passati. Io ricordo negli anni 70 grandi talenti che erano qui, grazie a Piero Stabile e così via, gente che ci ha arricchito, noi che eravamo allora ragazzi, ma soprattutto perché questa città deve tornare a essere un posto dove la sera questi ragazzi si incontrano e magari incontri un ragazzo che vuole scrivere un libro, che vuole fare musica, un ragazzo che sta percorrendo un percorso artistico e così via, che si incontra con quello che magari sta facendo il Gran Sassonese, che magari sta facendo il master o una ricerca all'Istituto Nazionale Fisica Nucleare, eccetera. Io credo che questa è la città che rinascerà e che soprattutto darà forza ai nostri ragazzi. L'Accademia di Belle Arti è un pezzo importante e tutte le istituzioni si devono stringere per questo rilancio. Perché? Perché fa parte della nostra storia. Poc'anzi stavo parlando con un operatore culturale, che è Antonio Massena, e dicendo nulla si perda in questa città della nostra storia di questa città della cultura, perché quando riprenderemo il cammino, questo grande bagaglio, che è un patrimonio enorme che ci dà la nostra identità, ce lo dobbiamo portare dietro e mostrarlo a tutti con orgoglio, perché questo è uno degli orgogli che ci ha tenuto insieme dopo la tragedia. Grazie e bocca al lupo. Messaggio di speranza, un bel messaggio per andare avanti con più forza e più tenacia. Il presidente della provincia dell'Aquila, Antonio Del Corvo, anche lui ha voluto essere qui stasera e partecipare a questa cerimonia. Buonasera a tutti, due parole di ringraziamento, perché allora ha chiamato il presidente Marotta per invitarmi qui, non pensavo trovare il dottoressa Genova, soprattutto tutti questi rappresentanti delle istituzioni. Sappiamo dei problemi che l'Accademia ha vissuto e sta vivendo, quindi avere questa sensibilità, voler mettere insieme tutte le forze del territorio per rilanciare l'Accademia, credo che sia una cosa bellissima. Grazie al commissario Ressese e grazie al presidente Marotta. La provincia c'è, sappiamo che i problemi sono tanti, non solo di rapporti giornalieri, ma anche di normative, però facciamo anche oltre quello che si compete. Dico ai ragazzi e ai docenti di presentare, so che solo con la vostra sensibilità, che poi è propria del mondo artistico, siete riusciti a superare le difficoltà degli ultimi anni. Io credo che adesso si possa veramente cambiare, quindi dare una svolta che possa riportare a cadere quello che era prima del sisma. Si può fare, lo dobbiamo fare, per cui Stefano, facciamolo insieme, noi siamo qui, forza. So che il corpo docente ha sofferto moltissimo quando venne qui la prima volta, appena insediato veramente fu veramente difficile, però si può fare, lo dobbiamo fare, tutto quello che Roberto lo sa, noi siamo a disposizione, vediamo di vincere anche questa scommessa per la città dell'Aquila, per la provincia dell'Aquila e soprattutto per la regione Abruzzo. Fiore all'occhiello di tutta la regione. Grazie. Grazie Presidente. Appunto, ha terminato il Presidente dicendo che l'Accademia è un fiore all'occhiello per l'intera regione e abbiamo con noi Giorgio De Matteis, che è il vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo. Grazie. Presidente, commissario, rappresentanti gli studenti e amici e autorità. Credo sia interessante notare alcuni degli aspetti di questa giornata, in particolare vi ha sottolineato il Presidente Marotta. È stato un momento difficile quello che ha vissuto fino a qualche tempo fa l'Accademia. Lo hai sottolineato tu in maniera elegante, però devo dire che era un aspetto che andava sottolineato e che va merito degli studenti e del corpo docente, quello di aver saputo formare una diga, di resistere a una situazione difficile che è stata superata, si sta superando. L'Accademia dà un segnale di vita che non si è mai spenta, così come hai sottolineato anche tu, e credo sia il segnale che questa città si aspetta dalle associazioni, dagli enti, di tutti, da parte di tutti quelli che operano nelle attività culturali, tutte,
tutto e perché questa città le ha vissute queste attività in maniera intensa prima del terremoto. E quando si avverte questa sensazione di vita che parte dagli studenti, perché non esiste l'università, non esiste un'associazione, non esiste nulla se non ci sono gli studenti e il loro corpo docente, che rappresentano la linfa di questa attività. Poi tutti quanti noi siamo a sostegno e a supporto, perché non avrebbe senso la nostra presenza se non ci foste voi. E in questa città che ha vissuto e che vive permeata dalla presenza degli studenti in tutte le attività culturali, scientifiche, e questa in particolare delle arti, credo sia significativo constatare come la presenza di tutte le istituzioni oggi è il riconoscimento alla vostra capacità di aver saputo resistere. Mi auguro quindi che da questa partenza, questa ripartenza, si possa tornare a vivere quella città di studenti, quella città di piena di vita che si viveva fino a qualche tempo fa. Questa è una città che deve anche riscoprire la volontà di fornire a questa nuova linfa l'opportunità di una qualità di vita adeguata, che non è soltanto quella di un corpo docente adeguato, di strutture adeguate, ma anche una qualità di vita che permetta di vivere in una città universitaria come è sempre stata la nostra città, la possibilità di vivere 24 ore su 24, non è soltanto studiare e non è soltanto abitare in una bella casa, ma anche avere una qualità di vita che consenta di vivere la propria vita per gli anni che si passano qui da noi in questa nostra città nel migliore dei modi. Il mio augurio è questo, che sappiate cogliere anche questa opportunità e che ci possiate aiutare, perché guardate, ognuno di noi ha tanti difetti, ha tante vive tante difficoltà, ma innegabilmente pure in tante posizioni che spesso ci vedono contrapposti abbiamo qualcosa che ci unisce nell'amore profondo per questa città, tutti quanti noi, tutte le istituzioni qui presenti. Quindi nel momento in cui ci aiuterete, e sono convinto che questo accadrà, noi sapremo cogliere ancora di più questa occasione. Al direttore, professoressa Cassese, la capacità anche di superare ciò che in qualche maniera si è vissuto in maniera conflittuale fino a qualche tempo fa. Gli studenti sono la linfa, professoressa, e come linfa va continuamente sostenuta. Io mi auguro che alle centinaia di iscritti se ne aggiungano altre centinaia, perché vorrebbe dire che questa nuova linfa si aggiunge a ciò che già esiste. E a te, Presidente, i migliori auguri, perché come al solito prendi sempre le patate bollenti in questa città, questa non è l'ultima, saranno sicuramente altre nel prossimo futuro, ma credo che la tua voglia di fare e la tua amicizia e la tua profonda, il tuo profondo attaccamento a questa città sia il miglior viatico anche per questa nuova attività. Con studenti, l'augurio che usciti di qua, la vostra vita innanzitutto, e la vostra vita culturale, la vostra vita professionale, traga come insegnamento aver vissuto in una città che ha saputo dare ciò che volevate, la possibilità di avere una vita, la possibilità di avere un'opportunità, la possibilità di avere una strada aperta per il vostro futuro. Grazie Giorgio Matteisi, rappresentanza del governo, Sua Eccellenza Francesco Lecci, prefetto dell'Aquila. Grazie signor prefetto, prego. Grazie a lei, grazie a tutti per essere qui questa sera. Innanzitutto ovviamente il mio rammarico per il motivo per cui mi viene chiesto di parlare a nome del governo, quindi desidero fare giungere al signor sottosegretario una espressione di condivisione, di solidarietà e di vicinanza in un momento così grave come sempre per ogni essere umano. La perdita del padre e della madre. A questa serata anche io partecipo con grande soddisfazione, se non altro perché ho visto la risposta di tanti soggetti che in ragione della loro scelta di vita personale o in ragione dei loro carichi istituzionali fanno la storia di questo capoluogo e quindi della regione, di questo territorio. Sicuramente dipende anche dalla capacità di comprendere pienamente il significato di questo evento. Una cerimonia di inaugurazione di un anno accademico, comunque essa avvenga in qualunque istituzione il cui svolgimento didattico possa definirsi di natura accademica, è sempre un evento di grandissima rilevanza perché ha un forte spessore
di significato culturale, ma anche di forte connessione col luogo nel quale questa istituzione vive, e quindi naturalmente tutto questo vale anche per l'Accademia di Belle Arti. Certo, avere sentito che è stata istituita nel 1969, quindi ben 45 anni fa, ed avere sentito pure che è la prima volta che una cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico si svolge con queste modalità, cioè con questo respiro di apertura alla città nelle sue connotazioni, è indubbiamente una scelta. Quindi merito al Presidente che verosimilmente ha voluto connotare questo suo sesto mese di esercizio delle funzioni presidenziali in assoluta coerenza con il comportamento di chi è abituato nella vita a cogliere successi, a vivere e svolgere attività di notevole spessore e ad essere, quindi comprende bene il respiro profondo che questa carica gli deve derivare. Anche io penso, come ha detto colui che mi ha preceduto, che questa presidenza non sia venuta per caso, è una scelta, è una scommessa, ma senza quella componente aleatoria o superficiale che può avere il termine scommessa. È una sfida che evidentemente viene fatta in un momento delicato di questa istituzione, che aveva bisogno, se si voleva continuare a vivere, non sopravvivendo, ma ritornando a quello spessore qualitativo che l'ha connotata nel passato, bisognava dare dei forti segnali. Ecco quindi la nomina di un direttore commissario che certamente ha il compito difficile di rasserenare e riportare il giusto equilibrio e la giusta copresenza di tante anime docenziali in una realtà che invece aveva visto purtroppo momenti negativi. E soprattutto questo presidente, al quale mi unisce il rispetto per le cose che ha fatto e al quale quindi rivolgo con grande piacere e con senso di amicizia l'augurio che la sua attività presidenziale non sia soltanto un aspetto, diciamo, formale, ma sia veramente in grado di incidere e segnare i percorsi attuali, presenti, ma anche futuri di questa istituzione. Complimenti al rappresentante degli studenti perché ha espresso bene, ha fatto chi mi ha parlato prima di me in modo elegante ma concreto le proprie perplessità, e anche se destava stupore e non totale condivisione da parte del direttore, che ha una mimica che anche se volesse non riesce a contenere i suoi sentimenti e quindi ne tradisce i pensieri e i commenti, però il rappresentante degli studenti ha espresso una preoccupazione di chi, frequentando un'istituzione, chiede innanzitutto una cosa, che possa cogliere il contenuto ed è che poi è il motivo per cui si trova qui oggi, in questa parte della sua vita, a vivere all'anno questa sua esperienza di discente di un'Accademia di Belle Arti. Perché una cerimonia di inaugurazione di un anno accademico non può essere disgiunta dal profilo culturale, dal profilo contenutistico, da quella cifra che segna quell'organismo del quale si sta inaugurando l'anno accademico. E questo naturalmente tutti noi sappiamo si riscontra nella qualità dei corsi che vengono svolti e anche nelle grandi capacità, così come sono state affermate da coloro che prima di me hanno titolo per dirlo. Io naturalmente ho un'esperienza quell'anno ridottissima e quindi le mie parole sarebbero solo espressione formale. Invece ho sentito parlare di grandi qualità docenziali e quindi credo che questo sia veramente l'elemento connotante di una realtà che ha qualità, che esiste per trasferire questa qualità in coloro che si approcciano ai suoi corsi quinquennali o triennali, quinquennali, proprio per apprendere tutto questo. Quindi il rappresentante degli studenti ha il diritto di esprimere talune perplessità, ma non soltanto perché così è in quanto fattualmente ciò è stato, ma perché nella sua psicologia, nella suo amare questa istituzione, prevale in questo momento la preoccupazione per le cose che solo in parte ha trovato e il suo desiderio di invece coglierle tutte nel prosieguo del suo cammino di discente. E questo noi auguriamo a lui, come a tutti gli altri oltre 350 o 60 colleghi suoi dei corsi. E auguriamo anche, come ha detto il signor Presidente, che si possa ritornare a quei livelli di frequenza e di presenza dei ragazzi, degli studenti che erano prima del terremoto. Questo punto che ha
costituito un discrimine tra la storia precedente e la storia attuale di questa città e che può essere ricordato come un momento di rilancio solo nella misura in cui tutti coloro che in questa città oggi o ieri sera o domani mattina hanno svolto, svolgono e svolgeranno compiti di responsabilità sapranno essere veramente consapevoli di questa grandissima, onerosa attività che viene loro chiesta, e cioè quella di svolgere al meglio il loro compito nella specificità della funzione esercitata. Abbiamo sentito, io come tutti gli altri, questi progetti, questi intendimenti del signor Sindaco, e gli auguriamo, come sempre facciamo nel nostro cuore, nelle nostre carte scritte, quando gli sentiamo esprimere dei desideri, che essi possano realizzarsi, non a beneficio del dottor Massimo Cialente, ma a beneficio di tutta la città, perché in questo momento, noi, in questo momento di grande difficoltà, ricordiamoci che il Sindaco rappresenta la comunità ed è l'unica figura istituzionale, proprio per la sua modalità di elezione ed è quel procedimento che lo ha portato ad assolvere questo compito che sta svolgendo, che ha titolo per parlare veramente a nome di tutta la comunità, ma proprio perché ha titolo, ha il dovere di farlo con grande attenzione, con grande privatezza, con grande senso di responsabilità, e questo noi auguriamo a lui e a chi amministra questa città, di avere sempre la consapevolezza che le aspettative sono tante perché tanti sono i bisogni, sono profonde perché profondi sono i quadri di carenze che esistono, che ancora oggi devono essere colmate, e sono anche responsabilità che vertono su scelte che avranno una proiezione nel tempo, e noi dobbiamo augurarci mai di dover poi fra 2, 3, 5, 20 anni ricordare con dispiacere quelle scelte strategiche che sono state fatte, che vengono fatte oggi, che saranno fatte nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e che devono segnare in modo veramente evolutivo il percorso di questa comunità. E per fare questo, naturalmente, bisogna assumersi delle responsabilità, bisogna essere costanti nell'azione, bisogna essere determinati, bisogna avere anche un consenso, e questo consenso noi lo diamo a chi amministra questa città con correttezza, con onestà, con la voglia di realizzare cose belle per un territorio che, come tutto il resto del territorio nazionale, ha diritto di avere, ma che qui, essendo state schiacciate purtroppo queste speranze, queste aspettative, questi diritti da un fatto naturale stravolgente, hanno ancora maggiore vigoria di espressione e hanno quindi ancora maggiore diritto di trovare rispondenze positive. Ecco, io mi auguro che questo tassello di questo panorama culturale, che oggi, grazie alla pubblicizzazione che deriverà dalla presenza, grazie al lustro che viene dato dalla presenza di un maestro, di un artista così significativo, al quale si collega anche un punto molto qualificante di questa cerimonia di inaugurazione, quindi sarò felice, risedendomi, ascoltare le parole e ascoltare quindi l'apporto, il beneficio che deriverà dalla presenza di questo maestro, di questo artista. Io mi auguro che questo tassello culturale, unitamente, come è stato giustamente ricordato dal signor Presidente, allo sforzo di creare una rete di forte collegamento con le altre istituzioni culturali della città nel settore dell'arte, della musica, del teatro, e anche collegandosi a quella voglia di tanti giovani aquilani di avere non soltanto un modo come trascorrere le loro serate, ma anche di credere in questo presente che sia prodromico a poter conseguire un domani, non remoto ma prossimo, un senso di appartenenza a questa comunità e sentirsi protagonisti di quella vita cittadina come tanti giovani hanno avuto la fortuna in questa città di fare negli anni 50, 60, 70 e che ancora oggi restano il momento più fragile della storia di questa città. Quindi il regalo che possiamo fare a questi giovani, siano essi indigeni, nati qui, siano essi aquilani per scelta, per elezione, perché sono venuti qui a studiare nei corsi universitari o in questo accademico o in altre realtà culturali, è proprio quello di essere un domani protagonisti del loro presente, e questo anche grazie alla qualità, al
livello qualitativo, significativo e positivo di quegli studi che qui hanno fatto e che non devono restare soltanto un momento in cui si faceva qualcosa perché la famiglia te lo chiedeva, ma perché sentivano essi, ciascuno di essi sentiva che era una scelta giusta. E io lo auguro profondamente, come lo augurerei a qualunque figlio ognuno di noi potesse rivolgersi. Auguri. Grazie, grazie per tutti questi interventi. Adesso la parola è all'arte, all'arte contemporanea. Su queste tavole il maestro Ettore Spalletti, con lui il professor Sergio Sarra e la professoressa Cassese. Bellissimi questi interventi istituzionali, lo dico sul serio, perché a me piace sentire anche cosa pensa un politico di ciò che facciamo, sono curiosissimo di sapere il mondo delle istituzioni, quindi ho ascoltato tutto con grande attenzione e penso che ci sia una vera emozione in questa sera, si è creato un clima bello di attenzione. Io adesso però mi concentrerei anche ancora di più sulla presenza di un artista così importante nella città dell'Aquila. Allora, Ettore Spalletti, veramente, forse in questo momento, non lo dico perché qui, forse l'artista italiano in questo momento che tutti desiderano avere in un museo, nella propria galleria, nella propria collezione. E voi sapete che ci sono persone disposte anche a sacrifici enormi per una, non dico un possesso del genere, comunque una gratificazione del genere. Quindi il fatto che lui sia qui veramente mi fa moltissimo piacere. Adesso io gli vorrei fare una domanda, entrare un po' più su una poetica, un discorso che riguarda veramente, come diceva la direttrice, l'arte, ovvero a me stare qui all'Aquila piace moltissimo. Dico al sindaco, per esempio, che qui sono un fan, osservo il suo comportamento, io osservo il comportamento degli artisti, quindi mi piace osservare anche il comportamento, la resistenza che il sindaco dell'Aquila, il sindaco Cialente, mostra negli interventi, in televisione, somiglia un po' alla resistenza di un artista giovane, cioè alla concettaggine, nel senso buono, di un giovane artista che riesce ad avere come una ribalta, e qui parallelo attorno ad Ettore, è una ribalta internazionale, cioè il prestigio, vivendo una sorta di decentramento, ovvero un artista giovane, può essere uno studente dell'Accademia dell'Aquila, credo che si chieda giornalmente, vado ad iscrivermi a Milano, a Roma, vado ad iscrivermi a Brera, o forse in un'accademia dove sono passati Enrico Castellani, Fabio Mauro, Mario Celli, Gino Marotta, Silvano Mussotti, Carmelo Bene, che hanno, Achille Contrerio come critico, che hanno contribuito un po' proprio alla costruzione di questo teatro dove siamo oggi, cioè nascono dal prestigio degli incontri, gli sforzi magari del presidente della provincia, del figlio, anche a costruire dei luoghi, no? Io penso. Allora, rispetto agli studenti, siccome io conosco bene la storia di Ettore Spalletti, che ha vissuto questo decentramento, ovvero la scelta di vivere nel paese dove è nato, piccolo paese dove è nato, riuscire a portare il lavoro al Guggenheim, il lavoro nei più grandi musei del mondo, in questo momento nei tre più grandi musei italiani contemporaneamente, cosa che in vita non è riuscita a nessuno. Sono Mazzi di Roma, la Gambi di Torino e Madre di Napoli, sono anche dei luoghi difficili. Allora, questo prestigio e decentramento che viviamo un po' tutti noi che siamo all'Aquila, pensi che rispetto a un giovane artista, quindi anche un potenziale artista che era fuori dai 375 studenti iscritti
all'Accademia dell'Aquila possa essere una cosa che tu, in che modo tu sei riuscito a vivere questo decentramento e a portare così in alto il lavoro, avere questo prestigio. Buonasera, ringrazio Sergio che ha detto delle cose molto belle per me, però ci conosciamo da ragazzi, è stato molto buono. Ha indicato la sua e la mia età. Ma io cosa dire? Io sono nato in un piccolo paese, ho desiderato abitare lì in qualche modo. Il paese mi ha fatto, questo piccolo luogo mi ha fatto compagnia, no? E continuo ad essere lì. Però la cosa più straordinaria è stato oggi arrivare all'Aquila, no? Questo paesaggio straordinario, questo mare che era sulla mia sinistra e dopo d'improvviso vicino all'Aquila, questo improvviso il cielo diventa di pietra, era il Gran Sasso, dalla macchina non si riusciva a vederlo tutto, tanto era bello e grande. Adesso è questo il problema. No, noi siamo nati in un paese straordinario, in un paese dove il paesaggio si muove continuamente, offrendoci delle emozioni straordinarie. Noi dobbiamo averne cura, perché credo che sia stato il dono più straordinario che ci è stato offerto. Allora credo che l'arte serva a questo, no? A conservare questa bellezza straordinaria. E L'Aquila è stata sempre una città di riferimento per me. Le prime volte ero ragazzo, non c'era ancora l'autostrada, si arrivava a Roma attraverso l'Aquila. Allora quando si incontrava la neve sul piano di Navelli, il sole che tramontava, era veramente l'emozione dei nostri luoghi. Ma adesso parlo dell'Abruzzo, ma è così. Cioè, così non so quali mani bisognerebbe trovare per conservare questo paese dell'incanto. Allora vogliamo essere tutti vicino al sindaco, vogliamo essere tutti vicino alle persone che si preoccupano di conservare questa bellezza, no? E forse gli studenti di oggi avranno questa grandissima responsabilità, però devono fare queste cose. Come vi dicevo, per me è un momento veramente epocale avere Ettore Spalletti qui, un artista internazionale, ma un artista tutto italiano, tutto abruzzese, un artista che è il simbolo, potremmo dire, di quel connubio, di quel dialettico confronto tra il classico e il contemporaneo, tra il classico e il futuro. Un artista che fa l'artista nel suo studio, che crede nel lavoro e che conosce le tecniche, perché ci sono tanti artisti anche che hanno superato questa cosa, che hanno superato i generi, però continua a lavorare ogni giorno. Quando sento le sue parole e guardo le sue opere, quando ho letto le sue interviste, mi convinco sempre di più che è simbolico per il nostro lavoro in un'accademia, un'accademia di belle arti, perché come ho detto prima bisogna ripartire dal bello, e lui riparte dal paesaggio, riparte dalla luce, riparte dal colore, dalla forma pura che poi vedremo nel film di Pappi Corsicato. Ecco, io vi vorrei proprio chiedere questo, il rapporto fra i colori, il paesaggio, l'astrazione, la sua ricerca, come nasce, i suoi colori, l'azzurro, il rosa, il grigio, i suoi colori fondamentali, anche i colori di questo paesaggio. Quando sì, un colore che riconosce un po'
più degli altri il mio lavoro è l'azzurro. Quando penso all'azzurro, l'azzurro è un colore che non è mai di superficie, è un colore che c'è sempre tutto intorno. Se facciamo una passeggiata intorno a noi c'è l'azzurro, è il cielo che ci avvolge, ci, in un certo senso ci conduce anche. E allora invece il rosa lo penso sempre come il colore dell'incarnato, il colore che non ha una fissità ma che si muove attraverso il rumore che viviamo interiormente e appare sul nostro viso, no? E questo sono colori mobili, no? Sono colori che occupano lo spazio e raggiungono il grigio come luogo di ospitalità. Il sindaco prima ha parlato di ospitalità, io credo che sia la cosa più straordinaria, no? Avere il dono e la capacità di sapere offrire ospitalità. Saper offrire ospitalità significa per me saper offrire un luogo. L'ospitalità è un dono da saper dare. Penso a queste cose, vivo nel mio studio lo indico più come la mia casa, no? Ma passo delle ore a guardarmi intorno, passo del tempo a conquistare una luce che forse su un colore si trasforma e mi offre ancora il dono di trovarne ancora un altro. E così la mia vita, più o meno così, è stata lunga, però mi è stata sempre accanto. Adesso ho la mia età, faccio anche un po' fatica a muovermi, ma sento che il mio lavoro mi chiama ancora, no? E quindi devo obbedire alla generosità del mio lavoro. Vedremo il film, un film di 21 minuti di Pappi Corsicato, di cui porto il saluto al maestro e a tutti voi. Purtroppo non è potuto essere con noi, ma sicuramente tornerà all'Aquila, l'abbiamo invitato chiaramente a essere qui con noi. Un film particolare, di particolare fascino, che entra negli spazi di Ettore Spalletti e ci mostra la sua opera. E poi riprendiamo un film bellissimo, l'abbiamo già visto, che ci fa ancora di più, ma le sue parole sono così chiare che mi vengono le opere davanti. E vedremo il film e quindi torneremo a parlare con il maestro. Se qualche studente vuole fare qualche domanda, chiunque, preferibilmente gli studenti, chiunque voglia, anche rispetto, insomma, fare, vai, c'è questa possibilità. Quindi passiamo il microfono, però altrimenti non si sente. Il microfono lo teniamo qui. Che non studente. Ecco.
se c'è stato un viaggio, un evento, o magari una persona in particolare che hanno influenzato il suo lavoro, o un momento particolarmente significativo per il suo lavoro. Sono state tante persone che, così, che mi sono state vicine, no? Però nell'uno non ci sono, e tutto quello che ti è intorno è importante. L'artista, io mi sento un po' come un mendicante, no? Ho bisogno di tutto, quindi ho bisogno di qualsiasi persona mi accanto, qualsiasi persona che desidera conoscere il mio lavoro, qualsiasi. Allora non ci sono persone che nella storia, sì, ho incontrato dei grandi artisti, così, ma un pochettino tutto è il più bello, no? Anche se un giorno esci, fai una passeggiata, magari hai un incontro, qualcuno che ti dice qualcosa e torni a casa e porti con te l'idea forse di poter toccare il foglio bianco. Quella è la cosa più difficile, no? Quando hai davanti a te il foglio bianco e non sai se toccarlo o no, perché grande è la responsabilità di toccare un foglio bianco. Quindi sono tutte le cose, fondamentalmente, perché sono gli occhi che guardano, no? Allora la capacità di guardare è quello che dopo ti viene in qualche modo restituito. La sua è un'arte figurativa. Volevo sapere il perché, qual è il nesso con i suoi lavori. Molte volte ho indicato il mio lavoro come figurativo. Ho dipinto anche molte cose figurative, perché spesso ho dipinto delle montagne che nel film si vedevano così. E ogni volta che sono le montagne che vedo dal mio studio, no? E ogni tanto che vedo una luce diversa, un'emozione diversa, allora provo a dipingerla da capo. Questo è il figurativo, che significa rappresentato da una linea, ma io penso che tutto il mio lavoro sia figurativo, no? Perché il problema è quello che trovi dentro il colore, il colore dentro quale luogo ti porta. Sto parlando chiaramente di cose figurative. Dopo certe cose sono attraversate anche da racconti diversi, da speciali ideologie. Io racconto l'azzurro come un colore che mi è continuamente intorno, un colore che incontro la mattina uscendo di casa e piano piano, lentamente, diventa d'argento al tramonto e mi accompagna per la giornata. Queste sono le mie intenzioni figurative, e per questo delle volte mi racconto come un artista figurativo. Buonasera maestro, senta, io sono forse la studentessa meno giovane, diciamo così, dell'Accademia. Le volevo chiedere questo,
ci si può innamorare dell'arte in età abbastanza adulta? Che cosa ne pensa? Molti artisti non sono innamorati dell'arte in un'età adulta, no? Matisse, per esempio. Per l'arte ci si può innamorare in qualsiasi momento, no? Ci si innamora da ragazzo, perché magari, come in questa scuola, siete accompagnati da professori che vi incominciano a dare gli occhi per vedere le cose. Allora cosa sarebbe il paesaggio senza l'arte, no? Se vedi questa nebbiolina che s'alza dietro delle colline, allora pensi a Leonardo, no? Allora l'arte ti insegna a vedere le cose. E quando hai questo dono, no, di sentire dentro di te questa necessità, credo che sia una cosa straordinaria, ma una cosa straordinaria in qualsiasi età. Qua su. Salve. Vista la sua grande esperienza nel mondo dell'arte, quale consiglio può dare a noi giovani artisti che vorremmo diventare tali? Quale consiglio può dare ai giovani artisti? Guardate, non so quali consigli posso dare, posso un po' raccontarti così di me. Io ho frequentato un liceo artistico, ho frequentato il liceo artistico a Pescara, dopo il mio direttore mi ha dato anche l'insegnamento, e da quel momento l'arte mi è stata accanto. Ho incominciato a guadagnare col tempo la capacità di vedere le cose, non so, proprio di guadagnare le cose, di guadagnare la bellezza, ma qualcuno parlava anche, credo, sul piano etico, che credo sia la cosa più importante. Quindi non ci sono consigli, no? Cioè rispettare proprio se stessi, no? E cercare la verità, in quanto non lo so, senti una forza dentro di te ti serve ad appoggiare un colore su una superficie. Regione ancora di più possa fare per valorizzare le tante cose belle che ha. Ma io credo già nel programma di avere tanti ragazzi, no? Di ospitare dei ragazzi, di ospitare delle università, no? Cioè, la cosa che per me è più importante è ricostruire nei ragazzi la possibilità di sognare, no? Ma la possibilità di vedere il futuro, che in questo momento è molto difficile da vedere, no? Perché si nasconde continuamente e non trovi più la... L'Aquila è una città veramente, veramente straordinaria, una città che accoglie anche tantissime cose belle, e portare dentro l'emozionalità
mostrare l'età di un desiderio del futuro. Credo che sia la cosa più importante. Io credo che con queste parole abbiamo messo al centro l'arte, quella che abbiamo. L'abbiamo messa al centro dei nostri interessi, dei nostri pensieri, la bellezza, la poesia, il sogno, la semplicità, il paesaggio, i colori, l'azzurro di questa terra. E con questo auspicio e questo programma diamo inizio e continuiamo con speranza e con sorriso a riprenderci il futuro e a continuare il nostro anno accademico. Grazie di essere qui. Prima di tutto vorremmo ringraziare il maestro per aver accolto il nostro invito e per essere stato oggi con noi. E personalmente gli voglio fare un dono, un libro, L'Aquila, una città d'arte da salvare. È un libro che è stato edito dalla fondazione subito dopo il terremoto e che rappresenta le eccellenze artistiche della nostra città prima e dopo il terremoto. Credo che potrà leggerlo con un po' di tempo a casa sua e con un po' di passione il ricordo di questa giornata. Grazie per essere venuto. A tutti voglio ritirare un poster dell'opera del maestro Spalletti di cui l'Accademia mi fa dono e soprattutto ringraziando il maestro Spalletti di aver consentito di utilizzare il marchio di questa opera.